Cambiano le stagioni, arriva l'autunno e continua il top e flop di VG247.it. Iniziamo con le notizie peggiori della settimana appena trascorsa, con una notizia che a noi ha fatto sorridere, ma che certo ha fatto sorridere meno i protagonisti. Siamo in Belgio ed un giovanissimo videogiocatore spende 37.000 euro di acquisti in app su un gioco free to play, ma con appunto uno shop integrato nel prodotto. Questo perché il nonno del giovane aveva lasciato la carta di credito inserita nel dispositivo per poter acquistare degli ebook per la madre del bimbo. Il bimbo appunto ha confessato di non avere idea di stare facendo acquisti, pensava semplicemente di comprare dei crediti nel gioco con valuta virtuale, ma questo apre il dibattito appunto sugli shop, che non sono proprio chiarissimi nel differenziare tra acquisti con valuta reale e con soldi finti. Secondo alcuni rumor, Warner Bros. Avrebbe offerto delle copie review di La Terra di Mezzo, L'Ombra di Mordor ad alcuni youtuber gratuitamente, in cambio però di pubblicità sui loro canali. La pubblicità si intende pagata e dunque la pratica sarebbe anche legittima, anche se forse non proprio trasparente. E allora si solleva la polemica sull'effettiva imparzialità degli youtubers, dopo che la stampa era già stata travolta da una polemica analoga nei giorni passati. Chiudiamo i flop parlando sempre di YouTube, perché uno sviluppatore polacco si è reso conto che alcuni dei codici che lui aveva dato a dei supposti YouTubers erano finiti su negozi online in vendita. E allora gli è venuto il dubbio, ha creato degli account di posta fake, ha mandato circa 40 email ad altrettanti sviluppatori chiedendo un codice per giocare, dicendo di essere uno YouTuber con un canale da 50.000 iscritti. Di questi 40 circa, 15 hanno risposto offrendogli il codice gratuitamente per un valore totale di circa $400. Si tratta di codici che poi vengono rivenduti come pratica e dunque lui avverte tutta l'industria dicendo che ci sono in giro dei truffatori che fanno così. Dopo la tristezza e game over di Colonial Marines, finalmente un gioco dedicato agli alien degno di questo nome. Si tratta di Alien Isolation, gioco che ha riscosso grandissimo successo tra la stampa specializzata, meno negli Stati Uniti, ma qua nel vecchio continente i voti sono tutti più o meno tra l'8 e il 9. Anche al nostro terrorizzato Lorenzo Fantoni è piaciuto moltissimo, nonostante non voglia più neanche sentirne parlare. Venite a leggere la recensione sul sito. L'acquisizione di Oculus VR da parte di Facebook è una notizia che ha piaciuto a molti, ma che ha anche preoccupato qualcun altro. Si teme che in futuro utilizzeremo il visore per la realtà virtuale solo per condividere e mettere like. Ma ci pensa Brendan Irib, il CEO di Oculus VR, a tranquillizzarci, perché secondo lui il centro dell'esperienza rimarrà nei videogiochi. Anche le applicazioni parallele dovranno comunque basarsi su motori grafici virtuali. Dunque la realtà virtuale parte dai videogiochi. I videogiochi ci rendono più intelligenti, l'abbiamo sempre sospettato, ma forse quali tipologie di giochi hanno questo effetto potrebbe sorprenderci. Secondo una ricerca della Florida State University, non sono i brain trainer, bensì Portal 2 a migliorare temporaneamente le capacità cognitive dei soggetti sottoposti al test, e nonostante sia pure più divertente da giocare. Se volete continuare la discussione, venite a trovarci sui social Facebook, Twitter, YouTube, Google+ e Instagram. Ciao, e alla settimana prossima!